primo caso, quello di Nissan, da creatori del concetto di crossover una quindicina di anni fa a perenni inseguitori del mercato oggi, con modelli di discreto appeal estetico come Juke e Qashqai, ma assenti da qualunque logica commerciale sul piano delle motorizzazioni. In un mondo proiettato all'elettrico e alla massima varietà di motori e versioni disponibili, Nissan risponde con un solo motore 1.3 benzina per la nuova Qashqai, oltretutto neppure full hybrid e facendo sparire del tutto il diesel. Nello specifico, per il mild hybrid Qashqai si tratta di un 12V, laddove ormai le altre case vanno su un 48V. Inoltre i valori di consumo e CO2 sono abbastanza deludenti. Ricapitolando, un motore benzina 1.3 quando gli altri, inclusa Renault che sulla carta fa parte dell'alleanza e per quale motivo non prendano da loro i motori resta un mistero, hanno tutto, compreso il plug-in hybrid, e fanno dei numeri pesanti sul mercato proprio nel segmento dei crossover SUV. Solo nel 2022 arriverà anche la versione e-Power con trazione elettrica e motore termico, forse troppo tardi vista la concorrenza così agguerrita, e considerare un crossover come Qashqai solo per l'uso cittadino sarebbe mortificante per il prodotto. Comunque per ora accontentiamoci del 1.3 mild hybrid a 12V negli step di potenza da 140 a 158 cavalli, con cambio manuale a 6 rapporti e trazione anteriore. La versione più potente può essere scelta anche con trasmissione a variazione continua X-Tronic a 2 o 4 ruote motrici. Gli interni della nuova Qashqai abbandonano la strumentazione analogica, sostituita da uno schermo da quasi 13 pollici affiancato da un touchscreen con il quale è possibile gestire il sistema di infotainment con connettività 4G. A questi si aggiunge il LED-up display a colori con proiezione dei dati sul parabrezza, e sempre nel 2022 arriverà l'integrazione con l'assistente vocale Alexa, ma sempre dopo tutti gli altri, bei tempi quando Nissan precorreva i tempi e i concorrenti.